Alla conferenza stampa ritengo doveroso in principio rivolgere a nome dell'intera Viola Reggio Calabria un saluto, un abbraccio al papà Antonio, al papà e marito Antonio, marito di Stefania e papà no, è stato ritrovato notizia di qualche minuto fa. Oggi pomeriggio alle 15:30 sono previste le esequie di mamma Stefania e del piccolo Christian alla chiesa Santa Caterina di Gizeria. Un grandissimo abbraccio a papà Antonio e a tutta la comunità di Gizeria e Lamezia rispetto a questo nubifragio di 8 giorni fa che tanto dolore ha seminato. Vi siamo vicini. Dopo questo doveroso sentito e anche difficoltoso saluto, entriamo cambiando tema e parlando di qualcosa importante, ma che come potrete benissimo condividere, è di un'importanza assolutamente relativa rispetto a quelle che sono le cose davvero importanti e fondamentali per la vita di ognuno di noi. E parla chi nella sua terra di origine qualche anno fa è stato anche, insomma, purtroppo questi cataclismi alle nostre latitudini sono purtroppo troppo, troppo frequenti. Ma evitiamo di andare oltre. Questa conferenza stampa doveva prevedere la presenza di Coach Mecacci, quindi una riunione, una conferenza stampa di carattere prettamente tecnico-tattico di presentazione della seconda gara di campionato della Serie B Old Wild West che ci vede, come dire, opporci a Palestrina. Nelle ultime ore sono succedute alcune cose, alcuni fatti che mi hanno portato a valutare l'opportunità di una mia presenza, una mia presenza in conferenza stampa per condividere alcuni sintetici dati, fatti, circostanze. Partendo dall'ultima conferenza stampa a cui ho partecipato, quella del 15 di settembre, in cui fra le varie cose condividevo, e ribadivo come quanto già affermato sin dalla conferenza stampa del 3 agosto, in presenza anche del signor sindaco, del presidente della, FIP Calabria, avvocato Surace, del delegato del CONI Calabria, dottoressa Lanucara. E cioè il fatto che quest'anno la Viola Reggio Calabria abbia due principali obiettivi nell'ordine. Il primo, quello societario in termini di amministrazione, gestione e organizzazione, e solamente in seconda battuta, tra virgolette, solamente in seconda battuta, quello di carattere prettamente tecnico, non per disconoscere l'importanza di questo secondo fattore, ma considerando le difficoltà registrate da Reggio Calabria e dalla Viola Reggio Calabria nelle ultime stagioni sotto punti di vista, diciamo, extra sportivi che ritengo e anticipo, ritengo non siano esclusivamente tutt'altro responsabilità di chi prova tra mille difficoltà a fare impresa sportiva. Dopo circa 30 giorni, quindi dal 15 di settembre siamo al 12 di ottobre, quindi dopo 27 giorni, torno a 48 ore da questa seconda gara a ribadire quello che sono le priorità. Le priorità, ripeto, sono due. Il primo, un rafforzamento di carattere societario, gestionale, organizzativo e solamente dopo, in quanto conseguenza, quello da un punto di vista sportivo. Vado nel dettaglio, anche per giustificare questo cambio delle ultime ore da conferenza tecnica a una conferenza più di carattere istituzionale.
Ieri, quindi giovedì, al nostro terzo giorno di accesso alla struttura, quindi da martedì, mercoledì e giovedì, abbiamo proceduto a un sopralluogo, di carattere organizzativo logistico del Palacalafiore, partendo dall'esterno. Ecco, quello che abbiamo visto all'esterno del Palacalafiore è quello che, viene riprodotto in questi schermi. Quindi, c'è uno stato di degrado esterno che accoglierà, non solo i nostri ad oggi, accoglierà non solo i tifosi della Vela Reggio Calabria, ma tutti gli appassionati, compresi anche eventuali ospiti. Oltre a questo, quadro desolante, purtroppo, che dovrebbe essere, no, dovrebbe, è di competenza di chi gestisce la struttura del Palacalafiore e quindi la FIP Calabria, al quale le società corrispondono, diciamo, delle somme che dovrebbero contenere determinati servizi, abbiamo proceduto anche a un sopralluogo interno. Premetto che quanto sto affermando è stato oggetto di una PEC questa mattina nei confronti dell'ufficio sport di Reggio Calabria, in primis alla FIP Calabria, per conoscenza all'ufficio sport, Comune Reggio Calabria e anche al signor Sindaco. Oltre a una situazione, abbastanza chiara per quanto riguarda l'aspetto dell'accoglienza esterna, sono state registrate numerose criticità, che vado ad elencare: gruppo elettrico non funzionante, servizio antincendio non funzionante, estintori scaduti, segnapunti, mal funzionante con 20 lampadine, fulminate, impianto LED non funzionante e altro. Ora, se si pensa che la Viola Reggio Calabria possa fare al Palacalafiore quello che ha fatto già al Pianeta Modena, quindi questa è via Pio XI, quando in occasione della prima gara interna amichevole pre-season con la Costa d'Orlando, la Viola Reggio Calabria di sua sponte, quindi questa è la via Pio XI, che è la via di accesso al Palamazzetto, dove si sono giocate tutte le amichevoli, dove ci sono stati afflussi anche importanti di 100, 200, 300, sino a circa 300, 350-400 presenze per la singola gara con la Costa d'Orlando, abbiamo ritenuto, ho ritenuto di dover, dopo aver fatto sollecitazione anche di dovere e non ricevendo riscontro, abbiamo ritenuto di dover, diciamo, intervenire in prima battuta, in prima persona, per un doveroso decoro, nei confronti della città, della società, dei tifosi, degli ospiti. E a questo, diciamo, aggiungo tutti gli interventi che sono stati fatti invece all'interno del Pianeta Modena per un ammontare di circa 30.000 euro. Come dire, quindi c'è un'attenzione da parte della Viola Reggio Calabria a quelle che sono le strutture in quanto elemento fondamentale per una crescita generale della società, perché senza strutture adeguate non c'è possibilità di sviluppare un'impresa di carattere sportivo. Per quanto riguarda il pianeta, aggiungo che martedì 16 dovrebbe tenersi un incontro alla città metropolitana, in cui, oltre, diciamo, ai rappresentanti dell'ente amministrativo, diciamo, sarò presente io, insieme ai progettisti, del progetto appunto Regeneration, per cercare, nonostante le diverse criticità, tra le quali quelle aggiuntive che andrò ad esporre, di cercare comunque di tentare di guardare concretamente avanti. Una struttura, quella del pianeta, Modena, che è oggetto anche di un presunto sospeso, dico presunto perché, diciamo, mi sono state comunicate verbalmente in data 28 settembre, e non prima,
un sospeso importante inerente a partire, diciamo, gestioni a partire dal 2013. Tornando al Palacalafiore, mi permetto di condividere il fatto che, a fronte di una, e mi assumo la responsabilità delle parole che dico, una cattiva gestione dell'impianto Palacalafiore, ci sono circa, per la società Viola Reggio Calabria, per quest'anno, non so in passato, spese per circa 40-50 mila euro. Circa 5.000 euro alla FIP Calabria, circa 10.000 euro, 707 euro a partita per i vigili del fuoco, 6.000 euro di gasolio perché la Viola Reggio Calabria deve quotidianamente comprare 30 euro di gasolio per permettere di fare le docce calde ai giocatori, nostri, ospiti e arbitri. 4.000 euro al comune e 15.000 euro varie. Ora io domando se a fronte di 40-50.000 euro, questo è quello che noi, che è una società sportiva professionistica che ambisce ad andare in A2 e in A1, se è questo quello che deve corrispondere ad impegni economici tanto importanti. Aggiungo che nella giornata di ieri ci è stato vietato dalla Federazione Italiana Pallacanestro la possibilità di apporre al centro campo il logo della Viola Reggio Calabria. Come aggiungo che ci è stato imposto divieto di poter esporre i supporti pubblicitari referenti di tutte quelle aziende, e ringrazio l'area marketing nelle persone del dottore Frascati, dottoressa Maltese, Alessandro Tripodi, Antonio Lombardo, che nonostante numerose difficoltà sono riusciti a come dire, coinvolgere decine e decine di aziende, non potendo, ed è il passaggio successivo che va a chiudere lo step inerente al Palacalafiore, non potendoli formalizzare del tutto in quanto ad oggi non c'è una formale autorizzazione, in quanto in data 19 settembre, inciso, la prima volta che sono venuto a Reggio Calabria è stata il 23 di luglio, la seconda il 30 di luglio. La terza, il 3 di agosto, ho fatto una conferenza stampa, come ho detto prima, con il signor sindaco, con il presidente della FIP Calabria e con la delegata del CONI Calabria, nel quale di questi, diciamo, di questi sospesi inerenti alle due strutture non è stato detto niente, come peraltro non è stato detto e riportato niente dalla precedente gestione. Quindi la persona che sta parlando, la Viola Reggio Calabria, ha recepito nell'arco di 10 giorni, a partire dal 19 di settembre, per finire Palacalafiore, per finire col pianeta il 28 di settembre, si è visto piovere sulla testa un sospeso estremamente importante che non ritengo in questa sede di dovere specificare, ma mi riservo in futuro di fornire agli enti e all'autorità preposte ulteriori dettagli e solo successivamente condividere anche con la comunità del mondo viola. Perché? Perché questo non è modo di supportare una società sportiva, che si chiami Viola, che si chiama Regina, alla quale esprimo un sentimento di vicinanza alla dirigenza, alla proprietà, perché evidentemente, ma io sono l'ultimo a doverlo dire perché sembra di scoprire l'acqua calda, sembra che io venga da un'altra galassia, io sto riscontrando delle criticità estremamente importanti che rappresentano dei muri rispetto a dei reali, concreti progetti di impresa sportiva. E non sto parlando di Serie A1, non sto parlando di A2, sto parlando di Serie B, ma sto parlando anche di Serie C, Serie D, eccetera. È impossibile programmare, ma ci ritorniamo.
Concludo sul discorso del Pallacanestro dicendo che questi sospesi si riferiscono ad anni anche precedenti al 2014. Debbo registrare quindi questo riguardo alle strutture, quindi diciamo referenti istituzionali, come debbo anche registrare delle novità intercorse riferibili alla vecchia gestione che incontrerò nelle prossime ore, come incontrerò nelle prossime ore anche l'amministrazione. Un investimento da parte della persona che parla che rispetto a quello iniziale già dopo neanche 2 mesi già si è triplicato ed è un qualcosa che è difficilmente gestibile e quindi c'è la necessità che ognuna delle parti, come dire, in causa, possano raggiungere, repentinamente, e non sto parlando né di mesi, né di giorni, né di settimane e né di giorni, trovino una quadra perché così ritengo doveroso per il principio della trasparenza che mi sono imposto dal primo momento in cui ho varcato lo stretto, una trasparenza che è condizio sine qua non di quei quattro cardini del progetto sportivo, di impresa sportiva, che sono programmazione, sostenibilità, condivisione e giovani. E io pongo una domanda retorica. Ad oggi, assunto quanto è stato appena detto inerente alle strutture, inerente a ulteriori impegni riferibili al passato, è possibile programmare se quotidianamente la città di Reggio Calabria, nelle sue componenti, evidenzia tali criticità? No. Non è possibile programmare perché ad oggi la Via della Reggio Calabria non ha un campo dove giocare, non ha un palazzo, non ha una concessione, non ha la possibilità di ammodernare una struttura che, ribadisco, l'unica strada è la concessione. Mi si dice che c'è in fase di emanazione un bando, sono passati 3 mesi. Come mi si dice che c'è un bando per quanto riguarda il pianeta, ancora non è stato terminato neanche il sopralluogo. Il 3 di agosto in conferenza stampa alla Casa Comunale ho ribadito programmazione, sostenibilità economica, condivisione e giovani. Dopo, dal 3 di agosto al 12 di settembre, quindi 70 giorni dopo, debbo registrare e ritengo doveroso condividere che ad oggi non è possibile programmare. Che ad oggi non è possibile garantire nel breve, medio e lungo termine la sostenibilità economica. Come si fa a programmare se non ci sono certezze partendo dalle strutture? Come si fa a programmare se nell'arco degli ultimi giorni, settimane, si recepiscono impegni estremamente onerosi, e non stiamo parlando di migliaia e decine di migliaia di euro. Ripeto, nelle prossime ore incontrerò i miei interlocutori con i quali spero di trovare un accordo. Termino con un messaggio ai tifosi, agli abbonati che ovviamente sono nostra, come dire, hanno la nostra attenzione, dovranno essere tutelati e con i quali io mi scuso per i ritardi riguardo ad esempio il Viola Store, riguardo l'app. Quindi ritardi, diciamo, prospettive che erano state esposte sin dall'inizio
dai primissimi di agosto in merito a una volontà di procedere velocemente rispetto a quello che deve essere una società sportiva come la Viola Reggio Calabria, quindi una società sportiva dinamica, pronta a comunicare, a recepire i consigli dei tifosi, a fare impresa sportiva. Questo è quanto, diciamo, ho ritenuto doveroso condividere con tutti voi. Non so se c'è qualche domanda da parte dei signori giornalisti presenti. Prego. Sì, Federico Minini di Antenna 3. Aurelio, tanti temi che hai aperto in questa conferenza stampa, alcuni dei quali, secondo me, andrebbero un attimo approfonditi anche per chiarezza rispetto ai tifosi e ai appassionati e ai lavori in generale. Hai parlato di un impegno ingestibile in virtù delle ultime novità, l'amore del Vitorio, la difficoltà con gli impianti, parlando di interventi preventivi nelle prossime ore di incontro. Però è ovvio in questo momento, così come si scorge anche dai messaggi che si vengono dopo della riunione Facebook per il discorso della società, la domanda è: se questo non accade, qual è il futuro della Viola? Futuro non ci può essere e questo è una doverosa presa di coscienza generale. Cioè, sono io a domandare, è possibile programmare, avviare un progetto che tenda a superare una categoria, la Serie B, che non è sicuramente la categoria di pertinenza della Viola Reggio Calabria? La risposta è no. Come si può programmare senza avere certezze sulle strutture? Come si può programmare se quotidianamente sopravvengono difficoltà di tale portata? Come si può programmare? Ma le piccole cose, più sono piccole, più sono importanti. Tra 48 ore c'è la prima gara interna della Viola Reggio Calabria. E questa è l'attenzione che si dà. Ma se non si riesce a garantire questo, io mi domando da manager, sarà possibile mai prevedere quelle che sono le basi per una società sportiva anche di serie C, ovviamente di serie B, e a maggior ragione di serie A2, e a maggior ragione di serie A1, un palazzo diciamo che venga data in concessione? Noi ci alleniamo per 120 minuti al giorno al Pala Calafiore ed è impossibile venire un quarto d'ora prima, un quarto d'ora dopo, ma cioè, signori, non funziona così. Nelle città dove davvero la comunità intende portare avanti un progetto sportivo. Qui ci si fa la guerra tra le decine e decine di società sportive che dopo i vari fallimenti della Viola Reggio Calabria hanno legittimamente dal loro punto di vista occupato degli spazi. E signori, io però l'ho detto sin da 2 mesi fa, senza condivisione, è inutile poter pensare di poter ambire a una solidità societaria. È impossibile pensare di poter ambire a raggiungere e mantenere categorie come la Serie A2 o la Serie A1. E lo dice una persona che ha fatto 5 anni tra A2 e A1, e in queste due società dove ho lavorato il palazzetto era in gestione. Decideva la società se ammortizzare gli impegni coinvolgendo anche altre società. Ma io quello che domando dopo 2 mesi è: ma siamo sicuri che si voglia la Viola Reggio Calabria nelle categorie di sua pertinenza? Perché io, da quello che ho visto registrato sino ad oggi,
Io questa volontà non l'ho assolutamente percepita, tutt'altro, io ho percepito da varie parti ostruzionismo, chiacchiere. La frase non c'è problema. Io in questi 2 mesi la frase che mi riecheggia nelle orecchie dalla mattina alla sera è: non c'è problema. No, signori, i problemi ci sono e sono gravi. E chi fa finta di non guardarli o chi fa finta di dire si risolvono dalla mattina alla sera sta arrecando un grave danno non solo alla società che presiedo, ma all'intera comunità. È finito il tempo delle chiacchiere. Le foto ci dicono, ad esempio, ci dicono che siamo extra time. L'ultima volta che ci siamo visti qui, nella tua conferenza stampa, la perfetta hai scelto la linea morbida nel dialogo verso le istituzioni. Ti chiedo ancora tutto della sfida contro Palestina che era risolta da Viola, se sei convinto di quella scelta o se probabilmente il famoso non c'è problema di cui riferisci tu, che noi sappiamo essere tipico della regionalità, hanno affrontato prima con più determinazione. Magari questa conferenza stampa così o questi toni parla prima. Io, sai, essendo nuovo, ritengo sia stato e sia mio dovere con i miei interlocutori avere un approccio collaborativo, nel senso che se mi si viene detto che le cose si ha intenzione di sistemarle, io ci devo credere. Ma riguardo ad esempio al Palacalafiore e quindi la gara di dopodomani, a me il 19 di settembre mi è stato intimato di corrispondere una somma inerente a situazioni nate ancor prima del 2014, che ad oggi non sono state evidentemente evase e di cui, ripeto, perché potrebbero giustamente dire i tifosi, dico, ma scusami, ma quando hai rilevato questa società di queste situazioni non ne avevi contezza? E no, perché non c'era scritto niente. E quindi noi ci stiamo preparando per la gara di Palestrina, spero che nelle more di una situazione che si sta cercando anche con la vecchia gestione di definire, come è stato anche affermato in un comunicato stampa di qualche giorno fa, spero che la disponibilità che è stata concessa per 4 anni alla precedente gestione non venga negata alla nuova. Poi, se ci metteranno i lucchetti al Palacalafiore dopo 4 anni, che evidentemente determinate figure. Mi fermo. Ultime due curiosità rapidissime, poi lascio la parola agli altri colleghi presenti. La prima, perché ce lo stanno scrivendo anche da altri ascoltatori che siamo anche in diretta radio, se si doveva venire a parlare la prima Da domanda. parte nostra, prego. E la seconda, che però l'avessi mandata in base all'ultima risposta, visto che non hai mai fatto il mistero del fatto che con la vecchia gestione, facendo con il cognome che ho parlato con lo scolino, c'è un rapporto di dialogo, almeno come ti senti se giorno dopo giorno acquisisci questo tipo di novità? Preso in giro. Su Palacalafiore si giocherà domenica. Stamattina i ragazzi si sono allenati, si alleneranno anche pomeriggio, si alleneranno anche domani mattina. La responsabilità di non fare giocare la Viola Reggio Calabria al Palacalafiore sicuramente non ricadrà su Aurelio Coppolino. Eh sì, perché, scusami, sì, perché cioè ci potrebbero essere rilievi, sanzioni, anche di carattere economico rispetto a delle predisposizioni, le cosiddette DOA,
che sono i prerequisiti minimi per una gara di Serie B. Assolutamente d'accordo su questo. A tal proposito, non mi è chiaro il passaggio, che magari può essere risolutivo nel futuro. Cioè, lei nei confronti dell'amministrazione comunale o della vecchia gestione, mi passi il termine, recrimina il fatto di non aver ricevuto comunicazione in merito? Da entrambe. Ah, ok. E allo stesso tempo io dico 19 settembre. E allo stesso tempo, e dico come fatto positivo, lei andrà a confrontarsi con la vecchia gestione alla quale potrà pure fare presente questo passaggio? Oppure... È stato già fatto presente, stiamo in queste ore cercando di definire un accordo integrativo e onnicomprensivo rispetto a quello che si sta divanando in questi giorni, che è la precondizione per poter andare avanti. Cioè, senza diciamo un ulteriore accordo sono pessimista e ho il dovere di esternare per un dovere nei confronti dei membri della mia società in tutte le sue declinazioni. È un dovere nei confronti dei tifosi e della comunità di Reggio Calabria, che invece di continuare a registrare ciclicamente, ribadisco la solidarietà alla Regina Calcio, si devono risolvere, signori, queste cose, si devono risolvere. Non si può continuare a parlare sempre delle solite cose e invece di andare avanti continuiamo ad andare indietro. Buon pranzo. Non so a questo punto se continuare a utilizzare anche sotto forma di comunicazione lo slogan, l'hashtag La Viola è di chi la ama, perché sinceramente io qua di amore in questi 2 mesi ne ho visto tanto a parole e pochi fatti. Buon pranzo a tutti.